I Lions Alto Garda, anche loro qui in Piazza d'Arco per la disabilità. Come mai questa scelta? Allora, noi come Lions, chiaramente essendo la più grande organizzazione al mondo di servizi, di aiuto alla gente che ha di bisogno, in tutti i casi cerchiamo sempre di essere presenti a queste manifestazioni. Primo, perché stiamo facendo una campagna contro la cecità aiutando con il bastone Bell, un'iniziativa che è partita da noi qua proprio nel Basso Sarca, dal Lions Arco Riva del Garda, e si sta espandendo in tutta Italia. Consiste nel far capire ai ciechi che si può, o ai non vedenti, magari chiaramente usando dei termini appropriati, la possibilità di usarli e che sono molto più facilitati anche nel loro esercizio e nella loro mobilità. Sì, fondamentalmente quello che vogliamo fare con questa iniziativa è un po' sensibilizzare le persone al principio che la diversità fa parte comunque di tutti noi, quindi ci è stata prestata questa bellissima hand bike dove ogni persona che è qui oggi può provare anche come funzionano le famose biciclette che vediamo le persone girare a mano. E la cosa interessante è che siamo qui anche col progetto Play Different, che appunto si occupa di sensibilizzare i bambini sulle differenze attraverso il gioco, quindi un gioco molto semplice del progetto Kairos, che fa appunto capo sempre ai Lions e ai Leo in maniera particolare, e dove insegniamo ai bambini a per esempio provare a allacciarsi le scarpe con una mano soltanto, dove c'è la possibilità di provare a fare dei giochi interattivi che ti permettono di capire come la disabilità sia a tutti gli effetti una realtà vicina e che deve essere vista non con distanza, ma che deve essere condivisa con il resto della comunità. Cosa hai provato la prima volta che sei salito in quota grazie alla Jolette? Allora, la Jolette per me ha voluto dire tanto. La Jolette nasce parecchi anni fa adesso e quasi per uno scherzo, nel senso che io ero andato in cima allo stivo, mi piaceva tantissimo andare in montagna prima di ammalarmi, e ho fatto una foto, ho vinto un premio, il premio era una cena sullo stivo, e il gestore di allora mi ha detto: "Ah, hai vinto il premio, vieni a ritirarlo". E io ho detto: no, o porti giù il rifugio o io su là non ci posso più venire. E grazie ai miei amici e grazie alla Jolette, che dopo è partito tutto il rintracciamento della macchinina per portare, siamo riusciti a portare l'Alessandro fino in cima al rifugio a prendere il suo premio. Era un premio, era una sciocchezza, ma era la voglia di tornare in un posto in cui non ero più in grado di arrivare. Quindi la Jolette, la cosa più importante che fa quando uno si ammala, si spostano dei limiti che erano normali prima. Uno si ammala e il limite si sposta. Grazie alla Jolette questi limiti si riavvicinano alla persona. Quindi grazie alla Jolette è più semplice, è più comodo, è più facile riuscire a raggiungere delle cose che si erano momentaneamente perse. Che tipo di attività svolgete voi del gruppo Oltre le Vette della SAD di Arco? Il gruppo Oltre le Vette della SAD di Arco è un gruppo che si è formato all'inizio con la Jolette. Più che un gruppo adesso per portare la Jolette, è un gruppo per portare le persone che hanno qualche problema, problemi di tutti i tipi, e portarli con noi. Il gruppo, la cosa principale del gruppo è che si è formato un gruppo di amici che va in montagna, va a far giri, va a far cene, va un gruppo di amici che sì, ci sono anche delle persone che hanno dei problemi, ma basta non vedere il peso dei problemi e quindi si può andare a fare tutto assieme agli altri. Allora, il bastone elettronico funziona con dei raggi infrarossi e ci segnala a distanza di 6, 4 o 2 metri l'ostacolo che incontriamo. Può essere una bicicletta, può essere un cavalletto, può essere una pianta, perché hanno un ostacolo fino all'altezza di 2 metri, e con delle vibrazioni ci avvisa che se è un ostacolo alto o basso, perché sono 2 finestre che emettono i raggi infrarossi, e succede che ci danno la possibilità di capire che ostacolo abbiamo di fronte.
Come si chiama la vostra associazione, il vostro gruppo e che tipo di attività fate? La nostra associazione si chiama Cuore per un Sorriso e noi ci occupiamo principalmente di fare servizio in ospedale, nelle case di riposo e nei centri per l'infanzia, giusto per portare un sorriso, la compagnia e così. La nostra è una clown terapia che penso che ormai sia abbastanza conosciuta. Facciamo parte dell'associazione Aiutiamoli a Vivere e oggi siamo qui per portare un sorriso o una compagnia. Grazie. Yeah!